Nora, volevo ringraziarti per aver aiutato Luisa. Senza di voi probabilmente non saprei ancora cosa fare. Ma è ovvio. No, non è ovvio, soprattutto dopo tutto quello che è successo. L'importante è che tu guarisca. Voglio che mio figlio conosca suo padre, capito? Lo voglio anch'io. Non avrei mai pensato di riuscire ancora a fidarmi, ma con te ho la sensazione io che... Io volevo dirti Ti prego, che... lasciami finire. Ho la sensazione di potermi di nuovo fidare di qualcuno ed è meraviglioso. Ma io vorrei dirti una cosa. Signor Becker, dovrebbe firmare la delega per un tutore in caso di coma. Ha già pensato chi vorrebbe nominare? Simon, tesoro, puoi nominare me se vuoi. Se l'operazione non dovesse andare bene... Io non avessi più la facoltà di decidere cosa fare. Dovresti farlo tu. Te la senti? Certo, sono tua madre. Cosa hai in mente? A dire a quel Robert Beltinger che cosa penso cosa? Di lui. Ma allora? Era questo che stavo provando a dirti. Non ci posso credere. Lissy, ti prego. Tu sei Robert Beltinger. Stavo per dirtelo, ma in quel momento ha squillato il telefono. Ah, certo, ma ne hai avute di occasioni per parlarmene. Era più divertente fare la parte di Bob, vero? Il gentile corriere della porta accanto. Lissy, io non volevo assolutamente... So bene cosa volevi. Cercare informazioni per incastrare mio padre. No, volevo conoscerti, Lissy. Ah, e se ti fosse capitato di cogliere qualche utile informazione mentre mi gironzolavi attorno, tanto meglio, non è vero, Robert? O devo chiamarti ancora Bob? Ti prego, Lissy, non era quello che volevo, te lo giuro. Ricordi il nostro primo incontro al bar? Appena ti ho vista, ho capito che tu eri... Che ero quello che ti serviva? No, solo che mi ero innamorato di te. Ah, certo. Per questo mi hai detto una bugia dietro l'altra? Cercavo una possibilità, tu non mi volevi neanche vedere. Ora so di aver sbagliato, lo so. Lissy, io ti amo e voglio stare con te. Questa è la verità, devi credermi. Scordatelo, non hai fatto altro che prendermi in giro. Lissy, aspetta un momento. Lasciami in pace! Non voglio vederti mai più. Via. La prego di scusarmi per il ritardo. Ah, ho girato come una trottola per i negozi di specialità gastronomiche, ma per fortuna alla fine l'ho trovata. Mi dispiace, signor Adam. Poteva evitare questa fatica. E perché? Ne è valsa la pena? Guardi che meraviglia. Trancio di tonno pinna gialla appena pescato. Tutto inutile. Sì, il signor Beltinger, l'americano, ha appena disdetto. Per oggi niente sushi. Ma e che ne facciamo di questo bel tonno? È appena stato pescato, non è così? Allora sarà perfetto per la mia squisita bouillabaisse. Ma questo è un taglio da sushi. È un tonno pregiato da consumare crudo. Non si prepara una zuppa con questo? Davvero? Allora, secondo lei, questa roba giapponese che va tanto di moda sarebbe più appetitosa della mia bouillabaisse? Sono cose diverse. Ah, è così? Senta un po'. Ha detto al signor Van Weyden che mi avrebbe aiutato lei a preparare il sushi. Non mi sarei mai permesso. Molto bene, mi ha tolto un peso, signor Adam. Per un attimo ho sospettato che pensasse che non sappia cucinare il sushi. No, assolutamente, non ho mai pensato a niente del genere. Ma vorrei informarla che il sushi non viene cucinato, ma tagliato e servito crudo. Davvero? Ah... Meno male che l'ospite non è arrivato, allora. Non preparo buffet freddi, sono una cuoca. Bellissima festa, grazie di tutto. Simon. Stai bene? Certo. Non ti preoccupare, tu sei forte.
Scusa tanto, ma non dovrei essere io a consolare te. Non devi avere paura. Però ce l'ho. Mi sento così sola. Ma non lo sei. Ci sono tuo padre e Lissi. Anche Luisa ti avvicina, non ti abbandonerebbe mai. Io ho bisogno di te, però. Nostro figlio ha bisogno di te. Che cosa gli dirò il giorno in cui mi chiederà di suo padre? Ehi, piccolo, mi senti? È il tuo papà che ti parla. Di' a tua madre che non si deve preoccupare, io sono qui. E se poi dovesse andare male in matematica? Io non vado d'accordo con i numeri, dovrai spiegargliela tu. Ti capisco, lo sai. Anch'io ho paura. Tanta. Sì, ho paura anch'io. Nessuno sa come andrà l'operazione. Ma una cosa è certa, io voglio conoscere mio figlio. Voglio cambiargli i pannolini. Voglio vedere come cresce, come impara a camminare. Voglio portarlo per mano all'asilo e al suo primo giorno di scuola. Farò di tutto perché questo sia possibile. Io te lo prometto, Nora. Ciao, Lissi. Va tutto bene? Benissimo. Allora? Non mi va di ricevere ospiti, è chiaro? Buongiorno, signor Van Weyden. Vorrei vedere Lissi. È in casa? Lei è il ragazzo che ha seguito mia figlia dall'anzino e che poi... C'è stato un malinteso. Le posso spiegare? Questo lo aveva già detto una volta. La prego, devo vedere Lissi. Ah, deve? In questo caso la prego di andarsene. No, Lissi deve darmi una possibilità e anche lei. Posso spiegarle tutto. Avevamo un appuntamento dall'anzino. Io sono Robert Beltinger. Lei è... Voleva imbrogliarmi, buttalo fuori. Che cosa? Lui è Robert Beltinger, capisci che vuol dire? Sì, sono veramente io. Ho qui un documento, ecco, guardi. Mi voleva spiare, per questo non ha fatto momento, che venirmi dietro. Ma no, volevo due, solo stare con lui. Non dire sciocchezze. Non ho niente da nascondere. Mi sono innamorato di sua figlia fin dalla prima volta che l'ho vista. Sì, le ho mentito, ma solamente perché volevo vederla, perché volevo sentire la sua voce, perché volevo starle vicino. Ho mentito per stupidità, per paura, per... Sì, sì, per amore, per amore, certo. Sì, 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 tenga. Buttalo fuori. Oh. Un momento, ragazzo mio, un momento. Non pensi di cavarsela così? Teo è davvero forte. È più bravo di me. Ero in testa, stavo vincendo. Avevo la corsa in pugno e prima dell'ultima curva, bam, esco di nuovo dal tracciato. Anche se perdi sempre, sembra che tu ti diverta lo stesso. Già, l'importante è giocare con Teo. Sul serio, mi diverto così tanto con lui. È un bambino fantastico. È nell'età in cui scopre ogni giorno qualcosa di nuovo. Ieri gli ho mostrato una tana di tasso. Dovevi vedere com'era contento per una banalissima tana. E io ero felice perché lui era felice. I bambini ti fanno capire il senso della vita. Spero di avere il tempo per scoprirlo. Sì, ce l'avrai. Con i tuoi figli. Altrimenti... Ehi, qui c'è ancora bisogno di te. Devi stare con tuo figlio e Luisa. Conrad, io ho paura. Ho paura di non farcela. Simon, ce la farai. Ho conosciuto Lissi al Barney, poi sono venuto all'appuntamento dall'anzino per parlare con lei di quelle trattative. Lissi e io non avremmo mai immaginato che lei potesse essere Robert Beltinger. Pensavamo che fosse un semplice ammiratore. Questo lo sono diventato in seguito. So che è stata davvero una pessima idea presentarmi come un'altra persona per avvicinare sua figlia. Ha proprio ragione. Una pessima idea. Che cosa significa? Perché è nel nostro salotto? Ho voluto dare al signor Beltinger la possibilità di spiegarsi. Fallo anche tu.
Vieni, siediti con noi. No, grazie tante, fuori! Sarebbe un vero peccato. Eravamo così contenti di poter finalmente conoscere il signor Beltinger e trattare con lui l'acquisto dei suoi software. È vero che purtroppo ha disdetto l'appuntamento che avevamo per oggi, però, visto che adesso ha trovato la strada per venire qui, vorrei riproporre l'incontro. Hai perso la ragione! La ringrazio, accetto. Ti unisci a noi, Lissy? In fin dei conti te ne sei occupata fin dall'inizio. Eva, il signor Van Weyden mi ha appena confermato la presenza dell'ospite americano. Certo che se questo signore riuscisse a decidersi in tempo... Deplorevole, ma è proprio così. Considerato il poco tempo a disposizione, se non le dispiace, l'aiuto io a preparare il sushi. Molto gentile da parte sua, signor Adam. Allora cominciamo, ci saranno scritte le ricette. Guarda un po', è tutto scritto in giapponese, accidenti. Ecco qui. Ah, cominciamo con le cose più facili. Ah, il riso è pur sempre il riso. Cottura a vapore? No, sarebbe un disastro. Ma no, faccio sempre così quando non ho tempo. E fino a prova contraria non è mai morto nessuno. Anzi, mi hanno sempre fatto i complimenti. Piuttosto, controlli i tempi di cottura di questa roba qui. Sono alghe nori, questa roba. In Giappone si consumano crude. Sì, sarà, ma noi siamo a Falkenthal. Non siamo in Giappone. Non posso servire questa roba scivolosa al signor Van Weyden senza cucinarla. Così com'è deve essere disgustosa. Mi scusi un momento. Potrebbe almeno mettere l'acqua sul fuoco, accidenti. Normalmente calcoliamo un forfè per ogni posto di lavoro dotato del nostro software innovativo. Cosa? Per ogni singolo posto? Lissy, è la prassi nell'uso di tecnologie ad alto livello. E per l'installazione e manutenzione? I nostri consulenti vi aiuteranno nell'installazione e alcuni di loro resteranno qui per i primi 3 mesi per formare i vostri dipendenti. Se dovessero sorgere dei problemi, naturalmente lo calcoleremo a parte. Cioè, il vostro software non funziona e dovremmo pagare noi? Durante il periodo di garanzia, no, è chiaro, ne risponderei personalmente. Ah, sì? E con quale nome? Robert? Bob? O ne hai un altro ancora? Lissy, ti prego. Io proprio non ti capisco. Ci ha mentito fin dall'inizio e adesso vorresti fidarti di lui. Non è un buon giorno per le trattative. Chiarisci prima i tuoi problemi personali con il signor Beltinger. Cosa? Vi lascio da soli. Aspetta! Tuo padre ha avuto una buona idea. Lissy, non sono rimasto a Falkenthal per condurre le trattative, ma solamente per te. Tutto quello che mi interessa sei tu. La prima volta che ci siamo incontrati ho pensato... Dovevi dirmi chi eri davvero. È giusto. Era quello che volevo fare. Ma poi la situazione mi è sfuggita di mano. Ho sbagliato, me ne rendo conto, ma il ruolo del corriere al tuo fianco era troppo invitante per me. Mi piaceva l'idea di essere trattato come una persona normale. E ti sei preso gioco di me? No. Lissy, lo so che ti ho mentito, però... Bene. Allora adesso è tutto chiaro. Ecco qui, è venuto una meraviglia, come piace a me. Soffice, sgranato e soprattutto al dente. L'ospite americano resterà senza parole. E ora l'arrotoliamo. Basta prenderlo con molta delicatezza dal fondo. Ma perché questa roba si rompe tutta? Signor Adam, finalmente è qui. Non doveva aiutarmi? Scusi l'osservazione, ma il riso non andava cotto così. Deve essere colloso. Riso colloso, basta già la parola. Con cosa dovrei servirlo? Poltiglia d'insalata? Finché cucino io, il riso non sarà mai colloso, ma soffice, sgranato e soprattutto al dente. Se mi permette, avrei un'alternativa. Consegna a domicilio? Assolutamente no. In questa casa si mangia solo quello che cucino io. E poi ormai ho quasi finito. Accidenti! Ma bisogna proprio arrotolarlo. Non ho mai arrotolato il pesce e detesto anche arrotolare la carne. Eppure i suoi involtini di manzo sono strepitosi. Signor Adam, niente battute, chiaro? Non in questa situazione. Magari per una volta potrebbe rinunciare al principio di servire solo cose cucinate da lei. Per conto mio, sarò muto come quel pesce. E va bene. Su, proviamo col suo internet. Allora, cosa ordiniamo? Dov'è Luisa? Arriva più tardi, le ho detto cosa voglio fare. È davvero una bella idea.
registrare un messaggio per lui. Ma spero che tuo figlio non lo veda mai. Anch'io preferirei giocare con lui con le macchinine elettriche. La telecamera è pronta. Iniziamo. È accesa, vai. Ciao. È papà che ti parla. Sembra strano, vero? Ma sono davvero io. Ti sono stato accanto solo mentre eri nella pancia di tua mamma. Purtroppo non potevo vederti. E tu non vedevi me. Ma vorrei comunque che ti ricordassi di me, per questo sto registrando questo video. Sai, avrei voluto fare tante cose insieme a te. In una calda giornata estiva avremmo potuto tuffarci nel lago. Avremmo giocato a nascondino. Poi in autunno avremmo fatto volare gli aquiloni. Ma, ehi, magari potrei farlo con il tuo amico Conrad. Forse dipingerai anche tu. Io ho sempre avuto la passione per la pittura. Non solo da bambino, ma anche da grande. Dipingendo, ho scoperto quanto è bella la vita. Ho sbagliato, ma è stato bello conoscerti così, senza che ci fossero in gioco questioni d'affari. Se ti avessi detto subito chi sono, mi avresti trattato diversamente, con più freddezza. Non ti avrei fatto rivelazioni professionali che ora puoi sfruttare. Non lo farò mai, non ne ho mai avuto intenzione. A quanto pare non avete trovato un accordo. Non c'erano accordi possibili. Bene. Allora torniamo alla trattativa. Dimentichi la mia precedente offerta, la prego. Mi dica solamente cosa ne pensa. Sono sicuro che riusciremo a trovare un accordo. È molto conciliante da parte sua, ne è sicuro? Non vorrei che si sentisse preso all'amo. Ultimamente io non ho giocato sempre a carte scoperte. Non voglio trarne vantaggio, voglio instaurare un rapporto di fiducia. Sono convinto che l'offerta che mi farà lei sarà più che ragionevole. Se io non dovessi esserci più, tante persone si prenderanno cura di te. La tua mamma, la zia Luisa e anche tuo nonno Richard. Perciò non devo preoccuparmi tanto per te. Io ti auguro tanta, tanta, tanta felicità. E spero che ogni tanto penserai al tuo papà.
è un gran bel messaggio. È sincero e toccante. Spero di non doverglielo far vedere mai. Ma certo, solo nel caso che... Non lo pensare neanche. Tu sei qui per guarire, Simon. I dottori non ti opererebbero se non ci fosse una seria possibilità. Quella di non risvegliarmi più è altrettanto grande. Se dovessi dire addio a Elsa e Theo, non credo che ci riuscirei. Perché pensi che sia scappato dall'ospedale? Però sei tornato qui. Sì. Scappare non è mai la soluzione. Ehi. Ciao. Pensi ancora che fossi interessato solo all'affare con il gruppo Van Weyden? Prima, al parco, quando ci siamo dati quel bacio, devi aver percepito cosa provo per te. Sono sicuro che ti sei accorta che non stavo fingendo. Perché non vuoi fidarti dei tuoi sentimenti nei miei confronti? Non mi fiderò mai più di quello che sento. Chi c'è stato prima di te mi ha mentito, voleva solo i miei soldi. E io pensavo che fosse l'amore della mia vita. Credi davvero che tutti gli uomini siano come lui? Quello ancora prima invece era uno stalker. I miei sentimenti mi hanno sempre fatto brutti scherzi. Lissi, ti giuro che io sono diverso. È vero. In effetti ora è diverso. Tu almeno mi hai mentito fin dall'inizio. Ti sei insinuato nella mia vita addirittura sotto falso nome e appena ti ho scoperto ti sei dichiarato perdutamente innamorato. E va bene. Ho combinato un guaio, un terribile guaio. Tu hai tradito la mia fiducia. Non avresti potuto fare cosa peggiore. Se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, agirei diversamente, ma non posso cambiare quello che ho fatto. Ti prego, concedimi un'altra possibilità. No, non posso. Mi dispiace. Che è successo? L'americano non ha gradito? Se n'è andato di corsa, aveva fretta. Sono sicura che se avesse assaggiato i miei involtini sarebbe rimasto più a lungo. Non mi ascoltano mai. Lo metto da parte, magari domani lo mangeranno i Van Weyden. Temo che non si possa fare, il sushi va mangiato appena preparato. Sì, ha ragione. Vuole mangiarlo lei allora? Perché non assaggia un po' del suo sushi internet? Oppure preferisce un trancio di tonno pinna gialla alla griglia? Beh, ecco. Allora, è buono? È stravagante. Non è buono affatto. Senta, se vuole, posso cucinarle degli involtini con aceto balsamico e formaggio? Sì, sarebbe molto gentile. Che cosa ho fatto per meritarlo? Ecco, io... Diciamo che se l'americano fosse rimasto a mangiare il sushi senza quella provvidenziale ordinazione via internet... insomma, mi sarei giocata alla reputazione. Io l'aiuto sempre volentieri.
10 minuti e sarà pronto. Oggi si mangia come si deve. Fantastico. Allora? Sei arrabbiata con me? No, no. Non volevo schierarmi contro di te davanti a Belting. Non ti preoccupare. Mi sembra un ragazzo simpatico. Perché ti ha venduto il software al prezzo più conveniente? Ma questo solo grazie a te. O meglio, grazie ai suoi sentimenti per te. A proposito, credo che abbia intenzioni serie, sai? Mi hai ingannata, proprio come Jan. Lissi. So quanto hai sofferto per Delbrook. Ti stavi per legare a lui e poi hai scoperto che si trattava di un delinquente della peggior specie. Ora smettila, per favore! Un'ultima cosa. Quel Delbrook ha distrutto i tuoi sogni di ragazza, ma non devi permettergli di rovinarti anche il futuro. Non potrei perdonare Robert neanche se lo volessi. Non ci riesco. Ne sei sicura? Senti, quando vedo il suo volto, tutte le volte che penso a lui, lo associo al nome col quale ha deciso di presentarsi, e cioè Bob. Bob, però, è un falso nome. Oh, Bob, in fondo, è il diminutivo di Robert. Non devi paragonarlo a Delbrook. Quello ha solo finto di amarti. Beltinger, al massimo, si è inventato un nome, ma i suoi sentimenti per te sono veri. È questo che conta, non il nome, giusto? E questo fa una grande differenza. Quindi tu saresti Robert Beltinger? Quel Robert Beltinger, genio dell'informatica che voleva assolutamente incontrare i Van Weyden per vendergli l'innovativo super software di sua creazione? In questo momento preferirei essere quell'altro, Bob, lo studente che consegnava pacchetti per il Corriere. Credi che fra te e Lissi in quel caso sarebbe andata meglio? Sai una cosa? Credo che se Lissi non avesse avuto tutte quelle brutte esperienze, non se la sarebbe presa tanto per il tuo gioco a nascondino. Io lo trovo molto romantico. Già, peccato che Lissi non condivida la tua opinione. Sì. In effetti hai fatto tutto questo solo per conoscerla. Hai lavorato come fattorino in cambio di un compenso ridicolo. Hai rinunciato al lusso a cui sei abituato solo per starle accanto. Molto romantico. Sì. Potrebbe essere un'idea, sai? Perché non cerchi di farle vedere le cose sotto questo punto di vista? Oppure lo farò io. Sarà ancora meglio da amica a amica. Non so quanto possa funzionare. Non vuoi neanche provarci, allora? No, meglio che la lasci in pace. Vuoi arrenderti così, senza combattere? Non si tratta di un malinteso che si può chiarire con le parole giuste o con delle semplici scuse. Che hai fatto di grave? Io l'ho ferita profondamente. Ho tradito la sua fiducia e non avrei potuto farle più male di così. Ma l'ho capito solo adesso che è troppo tardi. Senti, Robert, non vuoi fermarti un paio di giorni e aspettare? No, non servirebbe a niente. So che ormai Lissi non cambierà più idea. Adesso devo andare a fare le valigie. Il mio volo parte domani pomeriggio. Ma ripasserò a salutarti. Te lo prometto, d'accordo? D'accordo. Squisiti, signora Landman, squisiti. Sono contenta che le piacciano. Signor Van Weyden, possiamo fare qualcosa per lei? Ah, no, 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 volevo solamente ringraziarla di nuovo per essersi presa la briga di preparare il sushi. Cosa vuole che sia, arrotolare un po' di pesce? Anzi, se lo gradisce, le preparo il sushi anche per cena. Preferirei di gran lunga i suoi straordinari involtini. Non è l'unico, vero? Sì, lo vedo. A proposito, è stata una buona idea, signor Adam, proporre il pranzo alla giapponese. È un manicaretto davvero delizioso. Questa volta ci ha aggiunto anche la senape di Digione, non è vero? Un momento, Alt. Il sushi è stata una sua proposta? Per l'ospite solo il meglio. Ah,
Il meglio sarebbe il sushi, non i miei involtini. Certamente no, però bisogna prendere in considerazione il bagaglio culturale. Il ragazzo viene dalla California, ma se avessi saputo che le avrebbe dato tutti questi problemi, io non... Se riterrò di aver bisogno di lezioni di etnologia, glielo farò sapere senz'altro. Ma se si azzarda a mettere di nuovo bocca sulla mia cucina, se la vedrà con me, chiaro? Però l'idea riparatrice di internet l'ho avuta io. Sa una cosa? Ordini via internet anche questi involtini. Pensa che domani a quest'ora sarà tutto finito. Sì, e ti sarai già svegliato dall'anestesia. Buonasera, signor Becker. Signor Maywald. Buonasera. Salve. Signor Becker, come le ho già spiegato, prima dell'operazione di domani deve firmare una liberatoria in cui dichiara di essere informato sulle eventuali complicazioni dell'intervento. Sì, certo, ne abbiamo già parlato. Da medico è mio dovere ricordarle quanti pericoli comporta l'operazione di aneurisma. Soprattutto l'emorragia cerebrale con conseguente morte. Nonostante si operi in microchirurgia... Simone e la dottoressa parlano di morte con tanta naturalezza. Mentre fuori la vita continua come sempre. Ma non è così. Non per me se Simone dovesse morire. Vorrei poter fuggire da qui e urlare a tutti quanto sia ingiusta la vita, ma non posso. Sono le ultime ore insieme a Simon prima dell'operazione. Gli devo dare coraggio. Per ora posso fare solo questo. Sometimes I see myself in you. It can be scary, but kind of funny too. Just the way we are, I guess you've seen it now. A mirror of ourselves sure makes us weird. Falling down from a mountain of fright, was there to hold on to. Will you make us still smile? Burn, you just won't go to sleep. You could have me walking a mile to make you smile, still it's not really your will. I dottori non ti opererebbero se non ci fosse una seria possibilità. Quella di non risvegliarmi più è altrettanto grande. Thank you.
Sì. Ho visto la luce accesa. Va tutto bene? Che c'è? Non riesci a dormire? Penso continuamente a Simon. Nel pomeriggio ho parlato con lui. Ha cercato di consolarmi. Forse non lo rivedrò mai più. Rimpiango così tante cose. Tutto il male che ho fatto a lui e a Luisa. Mi dispiace così tanto. Forse non potrò più rimediare a quello che ho fatto. Non credo che tu debba preoccuparti di questo. In fondo, da quello che mi hai raccontato, avete un nuovo rapporto, migliore, più forte, no? Dovresti pensare sempre a questo, qualsiasi cosa accada. Ma è stato tutto così difficile. Soprattutto quando sono rimasta incinta. Poi però abbiamo detto che ce l'avremmo fatta. Che ci saremmo riusciti in tre. Ero così felice e so che anche Simon lo era. E se adesso lo perderò di nuovo, lo perderà anche nostro figlio. Non dire così. Si opera perché i dottori sperano di poterlo guarire. Cerca di ricordartelo. Sì, i dottori, loro possono fare qualcosa, ma io che posso fare? Puoi stargli vicino con tutto il tuo amore e dargli tutta la tua forza, anche solo col pensiero. Sarà d'aiuto, credimi. Ciao, Luisa. Forse non mi resta ancora molto tempo. Ma volevo dirti di nuovo quanto sei importante. Sarai sempre importante per me. Non importa quello che succederà. Quando stavi per annegare, io sono riuscito fortunatamente a salvarti la vita. Ti ho promesso che sarei restato sempre con te. Ma a volte non siamo noi a poter decidere se andare o restare. Non l'abbiamo scelta. Già, come me adesso. Se potessi, resterei qui con te per l'eternità, come ti avevo promesso. Ma se vedrai questo video, vorrà dire che non ho potuto mantenere la mia promessa. Ciao. Ciao. Ho riflettuto tutta la notte. Penso di sapere su cosa. Domani riparte per la California. Chi, Robert o Bob? Prima è stato qui e mi ha raccontato tutto. È pentito. E anche tanto. Parli come mio padre, perché siete così comprensivi con lui? Perché ti ama, è così evidente. Parla di nuovo con lui. Hai ancora un po' di tempo. Non saprei cosa dirgli, di che cosa dovremmo parlare. Non lo so, di quello che c'è fra voi due. E adesso non venirmi a dire che ti è indifferente. Infatti non mi è indifferente, sono furiosa con lui. Se è riuscito a ferirti così tanto,
vuol dire che per te conta ancora o vuoi negarlo? E se anche fosse, mi ha ingannata e ha tradito la mia fiducia, proprio come tutti gli altri. No, magari non ti avrà detto tutta la verità, ma non ti ha mentito. E non ha neanche cercato di manipolarti come hanno fatto Jens o Delbruck. Lui è stato solo un po' sconsiderato. Io penso che abbia giocato col fuoco, invece. Ma è proprio questo quello che ti ha colpito di lui. È pronto a rischiare. Tutto il resto non ti deve interessare. Sono venuto a salutarti, come ti avevo promesso. Abbi cura di te. Spero di rivederti presto. Lo spero anch'io. Non lasciarlo andare via. Pensa a Luisa, se mi accadesse qualcosa. Ha bisogno di te, soprattutto quando non ci sarò più. Nora, tu credi di poter manovrare tutti, non è vero? Ma con me non funziona. Io sono cambiata, ma io perlomeno ci sto provando. Forse oggi un bambino perderà il padre e io un amico. Ma tu non puoi capire. Ho una gran paura. Sono terrorizzata. Anch'io ho paura di perderlo, certo. E se queste fossero le ultime ore che ci rimangono?